preoccupazione sulla stabilità della famiglia. Il vero nodo della contesa tra cattolici e laici è però la questione della indissolubilità del matrimonio. Quando venne presentato un emendamento di abolizione della parola indissolubile e posto ai voti. Naturalmente, anche per i precedenti che c'erano, di fronte a un emendamento in cui ci si chiedeva di togliere la parola indissolubile, quella parola che noi eravamo contrari che fosse inserita nella Carta Costituzionale, noi votammo sì per l'abolizione della parola indissolubile. E con nostro grande stupore, devo dirlo, questo mi fu riferito quando ritornai all'Assemblea Costituente, con nostro grande stupore, per 3 voti, la parola indissolubile fu cancellata dalla Costituzione. Naturalmente si andò subito a cercare chi erano i 3 assenti e si scoperse che erano 3 ministri democristiani. Naturalmente l'Osservatore Romano il giorno dopo usciva con un articolo di fuoco contro questi assenti, ma come ben si sa, quando una cosa è fatta, per dirla con Dante, facciamo anche noi una citazione, capo A. E nella Costituzione, io dico, per fortuna, la parola indissolubile non entrò. E questo consentì, tanti anni più tardi, di andare nella legislazione ordinaria a introdurre il divorzio. Una riforma del diritto di famiglia ispirato ai principi della Costituzione sarà varato molti anni dopo dalle Camere. La questione dell'ammissibilità del divorzio tornerà di attualità nei primi anni 70. Contro la legge approvata dopo un lungo travaglio e con l'intervento di vari mediatori, tra questi Giovanni Leone, alcune organizzazioni cattoliche provocarono il ricorso al referendum abrogativo per la prima volta nella storia della Repubblica. Vinse però il no all'abrogazione e con un gran margine di voti. Rimase il divorzio.